una curiosità della scienza che è molto superiore a quella dell'intellettuale medio italiano, e tra l'altro appunto nell'ultimo libro, nel suo ultimo libro, diciamo, il tema del cielo e dell'astrofisica e del fatto che siamo tutte queste grandi domande, se siamo liberi o no, molto presente. E non lo dico perché ci sono io. Scherzi a parte, volevo iniziare da qui, perché questa è la cosa che lega tutto quanto e che lega al discorso che faceva Antonio anche al discorso che faccio nel libro. Poi il punto di partenza è il cielo stellato, e il punto di partenza, come diceva Antonio, è la domanda che penso tutti quanti noi ci facciamo quando osserviamo un cielo come questo, se abbiamo la fortuna di farlo in una zona pulita, e che io mi facevo appunto quando ero ragazzino. Questa la metto perché, visto, insomma, è stato evocato, mi hanno detto di far vendere qualche copia in più se si mette un bambino di 8 anni, quello sono io comunque. Quell'altro accanto no, però quell'altro accanto è il libro che leggevo mentre giocavo con Voldrick, quindi le due cose stavano più o meno insieme, ed è bello perché quella è l'età in cui metti insieme appunto la fantasia e le cose serie. Nella fantasia appunto c'era la domanda che mi sono fatto veramente da sempre, per quanto riesca a ricordarmi, ovvero appunto siamo soli nell'universo, e ho avuto la fortuna di imbattermi proprio in quell'età in cui uno si fa queste domande così importanti, che poi spesso crescendo vengono dimenticate. Io invece ho avuto la fortuna di imbattermi in questo libro di Piero Angela, che parlava esattamente di questo, cioè cercava la vita nell'universo. Ovviamente qui stiamo parlando ormai di quasi 40 anni fa, quando è iniziato tutto questo, quindi il gioco è un po' quello di provare a farlo adesso con l'esperienza e con 4 decenni, diciamo, di tempo trascorso. E allora, vabbè, insomma, che cosa sono successi in questi 40 anni? Che cosa è successo? Abbiamo capito se siamo soli nell'universo? No, no, non l'abbiamo capito, altrimenti, insomma, qualcuno ce l'avrebbe detto e sarebbe tutto molto, molto più semplice. No, non l'abbiamo capito, però abbiamo capito un po' di cose, quindi le cose sono molto cambiate rispetto a 40 anni fa. Ci sono state una serie di snodi, 3 o 4 cose veramente importanti che sono successe a livello scientifico, che hanno un po' rimesso le carte a tavola. Quindi questo era quello che volevo provare a far raccontare rapidamente stasera, col fiato sul collo di uno sciopero e di una partita che incombono, però insomma proviamo a farlo. E quindi, insomma, vi darò qualche immagine, qualche cosa, qualche contenuto extra che nel libro ovviamente non ci va, perché il libro è tutto narrato, raccontato, quindi provo a darvi qualche suggestione in più. La prima suggestione che volevo darvi è quella che ha suggestionato me quando ero bambino, cioè questa cosa bellissima, questo filmato che si chiamava Powers of Ten, Potenze di 10, che probabilmente molti di voi conoscono, appunto un filmato vecchio che appunto tradisce l'età che ha, è una cosa degli anni 70. Molte delle cose che racconto nel libro, per qualche strana ragione, sono successe negli anni 70, e appunto c'è la coincidenza che io ero un ragazzino in quel periodo, ma era anche un periodo in cui succedevano tante cose importanti che riguardavano l'esplorazione dello spazio, cominciavano ad affacciarci un po', a capire meglio come stavano le cose. E avevamo appena messo piede sulla Luna, eravamo ancora così invasati e infatuati dall'amore per l'esplorazione dello spazio. Poi questa cosa è un po' scemata col tempo, però quello è stato veramente un po' un periodo cruciale per tante ragioni. Allora, una delle cose era questo: Potenze 10 era un filmato didattico, diciamo così, che adesso a vederlo oggi fa quasi tenerezza, perché una cosa del genere si potrebbe fare con Google Maps, possono fare con i bambini, però all'epoca richiese il coinvolgimento dell'IBM, insomma fu una cosa abbastanza complicata da realizzare. E l'idea che adesso provo a farvi vedere dura 5 minuti, ma magari non so, passano rapidamente, perché poi una volta che uno entra dentro viene catturato. Io mi alzo perché se no non lo vedo. L'idea è quella di mostrare, di partire da una semplice scena quotidiana, così la scala a cui viviamo tutti quanti noi, di cui abbiamo esperienza quotidiana, e piano piano vedere che cosa succede se ci allontaniamo sempre di più, se guardiamo sempre di più noi stessi dall'alto, da lontano. E quindi partiamo con un quadrato che ha un lato di 1 metro, e ogni 10 secondi aggiungiamo uno zero alla dimensione del quadrato. Quindi dopo 10 secondi il quadrato diventerà 10 metri, e quindi via via aggiungiamo sempre più zeri. E come vedete, facendo questo giochino, in pochi passi si arriva praticamente ai confini dell'universo. Qui siamo ancora sui 100 metri, quindi ancora
una scala ragionevolmente familiare, insomma, che tutti quanti noi abbiamo ben presente. Qui siamo a un chilometro, insomma, adesso come vedete le cose accelerano sempre di più. Questo a me da ragazzino lasciò assolutamente sbalordito, a bocca aperta, perché appunto una delle cose più difficili da capire in generale, ma in particolare quando abbiamo a che fare con l'astrofisica, sono le grandezze, le dimensioni relative, cioè che non abbiamo idea di che cosa significhi un miliardo di chilometri o un anno luce o dove sia il confine del sistema solare o dove sia il confine della nostra galassia. Sono grandezze di cui non abbiamo nessuna esperienza quotidiana, e questo cercava di farcelo vedere in questo modo qui. Qui già cominciamo ad andare su una scala che è un po' fuori dal comune, perché 10 milioni di metri è più o meno appunto il diametro della nostra Terra, e adesso come vedete la Terra diventerà sempre più piccola. Da qui stiamo andando veramente lontani, ma siamo tutto sommato ancora vicini, perché qui siamo ancora nei confini dell'orbita lunare, e quindi questa distanza qui è più o meno la distanza che ci separa dal nostro satellite naturale. Poi cominceremo a vedere, qui vediamo un pezzettino dell'orbita terrestre, e poi ci allontaniamo sempre di più, ecco questo pezzettino dell'orbita terrestre e dei pianeti interni del sistema solare, quindi a partire dal Sole, Mercurio, Venere, poi c'è la Terra, poi c'è Marte. Questi sono i pianeti rocciosi che assomigliano un po' di più, almeno come conformazione superficiale, diciamo, alla Terra, ma sono completamente diversi per tutto il resto. Poi vediamo i pianeti giganti, Giove e Saturno. Qui già siamo arrivati ai confini del sistema solare, siamo a un milione di milioni di metri, scritto in notazione esponenziale sarebbe 10 alla 12, cioè 10 seguito da 13 zeri, scusate, 1 seguito da 13 zeri. E adesso qui già cominciamo a vedere una cosa abbastanza impressionante, cioè il fatto che l'universo è vuoto, cioè noi abbiamo la sensazione di vivere in un universo pieno di roba, ma in realtà l'universo è per la maggior parte soltanto spazio vuoto. Qui iniziamo a intravedere stelle, le altre stelle, diciamo, più vicine alla Terra, ma anche il nostro stesso Sole a questo punto è diventato un puntino tra gli altri, e qui siamo alla scala delle stelle più vicine, quindi un anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno, 10 anni luce ancora di più, ma ecco, le stelle più vicine a noi, per esempio Prossima Centauri sta a circa 4 anni luce, quindi starebbe all'interno di quel quadrato. E qui per la prima volta cominciamo a vedere le stelle cambiare prospettiva, cioè ci stiamo allontanando talmente tanto da vedere la nostra galassia. E la nostra galassia, che è un insieme di centinaia di miliardi di stelle tenute insieme dalla gravità e forma una specie di disco piatto, insomma, con dei bracci a spirale, ecco, adesso cominciamo un po' a vederla per intero. Noi stiamo nella periferia della galassia, in uno dei bracci periferici della galassia, ecco, e più al centro c'è un nucleo galattico dove ci sono molte più stelle. Vedete, qua c'è una dimensione pazzesca, perché sono 100.000 anni luce, significa che la galassia, per essere percorsa dalla luce da un cavo all'altro, la luce impiega 100.000 anni, quindi un tempo lunghissimo. E come questa galassia, poi nel nostro universo ce ne sono centinaia di miliardi di altre. A questa scala qui già cominciate a vederne altre che sono le più vicine a noi, quelle del gruppo locale. Poi allontanate di più, qui purtroppo la luminosità non consente di vedere, ma insomma ci sono moltissimi puntini luminosi, e qui più o meno finisce il percorso in uscita. Poi dopo il filmato continuerebbe ancora altri 5 minuti andando nel corpo umano all'interno, ma insomma volevo farvelo vedere soltanto perché mi sembra che da un lato dia dei punti di riferimento, ci faccia capire dove siamo noi nell'universo, e poi ci dà anche un'idea delle scale immense, ci dà un'idea del fatto che l'universo è grande, cioè questa è ovviamente una delle cose fondamentali che uno stenta proprio a visualizzare. L'universo è enorme ed è pieno di stelle. Se mettete insieme appunto tutte le galassie, centinaia di miliardi di galassie, ognuna con centinaia di miliardi di stelle, arrivate a un numero di stelle nell'universo che è tipo 10.000 miliardi di miliardi di stelle, che se volete paragonarlo a qualcosa di familiare è più del numero di granelli di sabbia contenuti in tutte le spiagge della Terra, quindi un numero assolutamente pazzesco. Allora qui questo è il punto, no? Cioè quando uno vede le cose in questo modo dice: ma com'è possibile che la Terra sia l'unico mondo abitato in tutto il diverso? Com'è possibile che su questo pianetucolo sia successa una cosa che non è successa da nessun'altra parte? Questa è una domanda che in qualche modo è quasi esistenziale, no? Una domanda quasi filosofica, che però noi siamo i primi esseri umani a cominciare ad avere un po' qualche mezzo scientifico per approcciare, per tentare una risposta a questa domanda.
allora abbiamo, diciamo, due possibilità. La prima è cercare vicino a noi, nel sistema solare, che tutto sommato nel giardino di casa lo possiamo, diciamo, esplorare con le sonde, mandare, come abbiamo fatto negli ultimi anni, appunto, delle sonde robotizzate a guardare nel sistema solare, e adesso vorrei dire un po' di cose, e l'altra è aprirsi a questo enorme universo che non avremo mai la speranza di osservare uno per uno, cioè non potremo mai capire se ognuna di queste 10.000 miliardi di stelle dell'universo possa avere la vita o no. Dobbiamo fare un discorso statistico. Il problema è che il discorso statistico non lo possiamo fare facilmente, perché fino ad oggi abbiamo un solo caso in cui sappiamo che c'è la vita, che è il nostro pianeta, e da questa cosa non possiamo trarre assolutamente nessuna conclusione statistica. È anche sbagliata, fallace la conclusione statistica che viene tratta di solito in questo caso, quando si dice, appunto, ma con un universo così grande vuoi che non ci sia da fuori un altro mondo abitato? Non è questa cosa può essere un argomento di plausibilità filosofico, ma dal punto di vista scientifico non ha nessun fondamento, perché noi non sappiamo qual è la probabilità dell'evento che stiamo cercando, cioè della vita, non sappiamo assolutamente nulla su questo. Quindi vabbè, partiamo, alleggeriamo un po' le cose e partiamo più vicino a noi. E qui però non si sente l'audio, questa cosa purtroppo non è... Ce la fai a mettere? Me l'ho dimenticato, scusa. Aspetta, lo fermo e lo facciamo ripartire. Di lato, sì, scusa. Se si sente bene, non è essenziale, però fa molto ridere questo pezzo. No, non è questo, brutto qua. Si sente? Allora, ok? Aveva sposato un marziano. No, vabbè, questa cosa l'ho fatta vedere perché questo è un fatto effettivamente accaduto, come probabilmente sapete, cioè a un certo punto Orson Welles fece questa cosa radiofonica leggendo, fondamentalmente mettendo in scena il libro La guerra dei mondi di H.G. Wells, e la gente andò nel panico. Ora Woody Allen lo racconta in questo modo, però appunto successe veramente questa cosa. Allora, la cosa interessante è capire come è stato possibile che noi abbiamo potuto ritenere questo pianeta che vedete alle mie spalle, che oggi noi riusciamo a vedere così. Questa è un'immagine che è stata fatta da Hubble, dal telescopio spaziale Hubble, recentemente, 12 maggio 2016, cioè il nostro miglior telescopio orbitale in questo momento riesce a fare un'immagine del genere, senza nemmeno andare lì, perché poi ovviamente noi ci abbiamo mandato le sonde, adesso vedremo, siamo scesi, sappiamo benissimo come è fatto Marte, ma qui semplicemente restando alla Terra oggi un telescopio riesce a fare una cosa del genere, in cui si vede benissimo, si vedono addirittura le calotte polari, si vede un po' addirittura l'atmosfera, le nuvole, si vede che è un pianeta, diciamo, inospitale, disabitato. All'inizio del secolo, quando appunto H.G. Wells scrisse La guerra dei mondi, ma insomma ancora prima, ovviamente immagini del genere non erano disponibili, e ci fu tutta una isteria collettiva legata al fatto che sembrava che quello che si riusciva a vedere, appunto guardando quei telescopi che c'erano all'epoca, che su Marte ci fossero dei canali, e questi sono titoli veri di giornali reali dell'inizio del secolo. Questa è C'è vita sul pianeta Marte, il professor Percival Lowell, che era il grande autore di questa idea dei canali marziani, presa per la verità da Schiaparelli, che era un astronomo italiano, che però non aveva detto che erano canali artificiali, vedeva delle strutture, non capiva bene cosa fossero, pensava che fossero canali, ma non aveva detto canali artificiali. Lowell invece si convinse
fossero canali artificiali. Quindi fece delle mappe molto dettagliate di questi canali, ma la cosa veramente divertente, insomma, vederla con gli occhi di oggi, è che appunto il New York Times diceva Marte abitato, dice il professor Robert, che scrisse diversi libri su questa cosa, e addirittura i marziani finiscono un canale su Venere, cioè venivano dei canali che venivano costruiti, cioè si rendevano conto della differenza. Qui c'è appunto lo schema dell'irrigazione di Marte, sembra fare miracoli, cioè però questo è anche simpatico, il fatto che nel frattempo sulla Terra facevano i canali Suez, quindi era un periodo di ingegneria, di entusiasmo per queste cose, e quindi magari hanno trasposto un po' anche questo entusiasmo. Una cosa che è quello veramente bellissimo è questo: i marziani costruiscono due immensi canali in 2 anni, qua ha preso proprio il tempo della cosa, e come a dire, noi siamo delle schiappe, cioè questi fanno due canali su Marte in 2 anni. Però c'era tutta una teoria dietro, cioè Lovell aveva elaborato una teoria sul clima marziano, aveva detto che il clima probabilmente somiglia un po' a quello, un po' freddino, un po' come New England, insomma, però le zone equatoriali non hanno tanta acqua, allora devono portarla a sud, dalle zone più a nord dove c'è più acqua. Hanno costruito questi canali, è una civiltà vecchia, morente, probabilmente hanno delle difficoltà, però sono molto più bravi, appunto, perché ci sanno fare benissimo. Però appunto questa cosa secondo me mette appunto le cose in prospettiva. Avete visto come vediamo le cose oggi, come venivano viste allora, e questo spiega anche appunto poi quello che è successo dopo, perché appunto quella cosa di Herbert George Wells non è stata l'unica. Cioè oggi quando noi pensiamo agli extraterrestri pensiamo ai marziani, e la ragione è questa. E la ragione è questa, però poi quando abbiamo mandato la prima sonda a fare un'immagine ravvicinata di Marte, le cose, vabbè, non è che siano migliorate molto, perché da qui non è che si capisca molto, però insomma poi le altre sonde della Mariner, questo è 1965, cioè la prima volta che abbiamo fotografato la superficie di Marte da vicino, si è capito che non c'era niente, non c'erano i canali, addirittura, tra l'altro l'altra cosa che poi racconto un po' nel libro, che ancora negli anni 50, cioè non all'inizio del secolo, ma negli anni 50 c'erano osservazioni che mostravano la presenza di vegetazione su Marte, osservazioni pubblicate su riviste astrofisiche. Quindi per dire che le osservazioni sono difficili da fare, non è così ovvio capire che cosa succede. E questa è la prima immagine a colore fatta dalla superficie di Marte, 21 luglio 76, di nuovo siamo negli anni 70, perché questo è un altro momento cruciale avvenuto appunto in quegli anni che dicevo prima, quando abbiamo mandato effettivamente delle sonde che sono scese su Marte. Le Viking sono state le prime a non distruggersi, cioè a scendere sul suolo funzionanti, e questo è il panorama che trovarono, cioè un deserto arido, non c'era traccia di nulla, neanche proprio di forme di vita meno che complesse. E tra l'altro le due sonde Viking furono le prime che fecero proprio effettivamente un'esplorazione di Marte appositamente per cercare tracce di vita, cioè avevano una pala che scavava della sabbia, qui si vede un'immagine, e la analizzava in un laboratorio biologico. E che cosa trovarono le Viking? Nulla, non trovarono nulla. Non trovano nulla, però viste con gli occhi di oggi erano anche state pensate male, tra virgolette, erano state pensate male perché erano state pensate immaginando di trovare delle cose che su Marte erano completamente diverse. Quindi per esempio l'idea di scavare proprio la sabbia superficiale, per come sappiamo oggi il pianeta, per come lo conosciamo, era sbagliata, perché la superficie di Marte è sterilizzata dalle radiazioni che piovono sul pianeta. Qua abbiamo perso il contatto, però adesso vi faccio vedere invece un altro filmato. No, questa è un'altra cosa che dico sempre per farvi capire quanto si rischi prendere lucciole per lanterne. Chi è cresciuto negli anni 70 si ricorderà che a un certo punto i telegiornali hanno cominciato a mandare quell'immagine dicendo c'era una faccia su Marte, questa è una struttura di diversi chilometri, quindi addirittura doveva essere una cosa appunto di quei canali costruita da qualche civiltà particolarmente avanzata. La NASA ha capito subito che era, ovviamente, che non era nulla del genere, però per molti decenni gli internati hanno continuato a credere che questa fosse effettivamente una faccia su Marte, ed oggi è quello che vediamo noi della struttura, effettivamente con le immagini ad alta risoluzione fatte dalle sonde che abbiamo mandato. Adesso si vede che è semplicemente una conformazione. Quindi questo per dire quanto è difficile fare osservazioni ancora oggi, cioè non soltanto all'inizio del secolo, ma anche quando abbiamo iniziato a mandare le sonde intorno a Marte. Benissimo. Allora, la cosa che volevo dirvi è rapidamente che cosa
ci serve per avere almeno la possibilità di immaginare che possa esserci delle forme di vita da qualche parte, non su Marte, ma in generale. Tre cose, tre ingredienti: molecole organiche, cioè composti del carbonio, e in particolare beh, composti di elementi chimici come il carbonio, l'idrogeno, l'azoto e l'ossigeno, che sono quelli che formano l'ossatura delle molecole degli organismi viventi sulla Terra. Una sorgente di energia, che è il Sole in generale o una stella, ma non necessariamente questo, ma è soprattutto acqua liquida. Quindi questo è il vero problema. La ragione per cui su Marte non c'è vita in maniera evidente è perché non c'è acqua liquida. Su Marte non può esserci acqua liquida. Quindi questa è una delle cose che a un certo punto ha fatto crollare completamente gli entusiasmi riguardo alla ricerca di vita su Marte. Però appunto nel frattempo, dagli anni 70 ad oggi, è successa un'altra cosa, è successo che abbiamo capito che forse l'acqua su Marte sicuramente, anzi oggi non c'è, ma poteva esserci in passato. E qui è il filmato che volevo mostrarvi, e questo molto rapidamente fa vedere come, questo forse possiamo passarlo qui, come è cambiato l'ambiente marziano da 4 miliardi di anni fa a oggi. Cioè questa è, non si vede però, non si vede il filmato. Questa è una ricostruzione, una simulazione ovviamente che ha fatto la NASA di come avrebbe potuto essere 4 miliardi di anni fa il suolo marziano, cioè grandi quantità di acqua liquida, atmosfera più densa, un clima più mite di quello odierno. Quello che è successo è che col tempo la situazione è cambiata, e questo mi dà anche un'idea di quanto il concetto di abitabilità di un pianeta, che poi cercherò se ho tempo di spiegare un po' più avanti, è un concetto complicato, è un concetto che evolve e che cambia durante la vita di un pianeta. Noi viviamo su un pianeta che è abitabile da 4 miliardi e mezzo di anni, ma Marte no. Marte forse era abitabile nel primo miliardo di anni, forse ha avuto una vita, oggi pensiamo tre, ma aveva avuto origine su Marte, ma è andata, sicuramente non è più sulla superficie, è andata persa, poi è andata estinta completamente, ammesso sempre che abbia avuto origine, oppure se siamo fortunati potrebbe essersi rintanata in nicchie isolate nel sottosuolo. Allora Marte potrebbe, per come capiamo le cose oggi, avere qualche forma di vita microscopica, ma sicuramente la superficie è praticamente esterna. Perché un'altra delle cose che abbiamo capito è che la vita è molto più tenace e più adattabile di quello che pensavamo. Cioè negli anni 70 si pensava che un posto come appunto i deserti secchi dell'Antartide fosse completamente desolato e inospitale, proprio in quegli anni, negli anni 70, proprio mentre il Viking stava facendo le sue misure sul suolo marziano, sulla Terra si sono accorti che in realtà c'erano microrganismi che erano in grado di vivere per esempio all'interno delle rocce in Antartide senza luce solare, in un ambiente quasi completamente privo di acqua liquida. E quindi questo ha riaperto un po' la questione. Quindi adesso che succede? Succede che dopo 40 anni per la prima volta ritorniamo su Marte. Questa è la sonda ExoMars, una parte della sonda ExoMars, è il viaggio adesso per Marte, per la prima parte della missione che ci arriverà alla fine dell'anno. Però se tutto va bene, tra qualche anno, probabilmente nel 2020, un altro rover andrà su Marte, farà un buco nel terreno, uno o più buchi nel terreno, potrà spostarsi in giro e analizzerà i campioni. Questa volta molto meglio di come poi è fatto la Viking. La Viking appunto osservava lo strato superficiale, questa è una sonda che farà un buco a due metri di profondità, e quindi se c'è qualcosa rintanato nel sottosuolo, come avviene appunto nelle rocce antartiche, potrebbe trovarlo. Quindi questo è uno dei grandi cambiamenti. Allora, il primo è che abbiamo capito meglio come ha fatto Marte nel passato, cioè lo sappiamo meglio di quanto lo sapessimo qualche decennio fa. Un altro è che sappiamo che la vita è molto più tenace, capace di adattarsi a ambienti ostili di quanto pensavamo. E qui c'è un'altra cosa che abbiamo capito sempre a questo riguardo, anche questa negli anni 70, cioè è stato veramente un periodo in cui sono successe un sacco di cose. A un certo punto un sottomarino che esplorava i fondali oceanici ha fatto una scoperta, ha scoperto delle strutture come queste. Questo tenete presente che è illuminato ovviamente dal fascio di chi ha fatto la ripresa, ma qui stiamo parlando di quasi 2 chilometri di profondità nell'oceano, quindi in assenza totale di luce, quasi totale di luce solare. E quello che hanno scoperto è che c'erano queste bocche che sputavano dei gas dal sottosuolo. Vabbè, questa è una scoperta geologica molto importante, insomma materiale che gas ricchi di idrogeno e di altre sostanze che riaffiorano dalla crosta terrestre,
Però la cosa interessante non è stata questa, che nessuno si aspettava di trovare delle forme di vita lì, cioè i fondali oceanici si pensava fossero completamente privi di forme di vita perché appunto non c'era la possibilità di usare la luce solare, invece qui se vedete, qui c'è proprio una comunità di organismi che proliferano e vivono, ma non organismi, non solo batteri, organismi che si nutrono di batteri che sono in grado di usare direttamente le sostanze che vengono da queste spaccature e di sintetizzare, quindi di avere un metabolismo che fa a meno della luce solare, quindi non sono organismi fotosintetici, sono organismi chemosintetici, cioè usano direttamente, sfruttano direttamente delle reazioni chimiche, però appunto innestati su questi microbi si è formata una catena alimentare, quindi c'è tutta poi un biosistema che si nutre e che prolifera a quelle profondità. Quindi questa è un'altra cosa che ha cambiato di nuovo le carte in tavola, perché cioè, non c'è bisogno della luce solare, c'è bisogno dell'acqua liquida ovviamente e delle sostanze giuste, però appunto forse le cose sono un po' diverse da come uno se le era immaginate fino a quel momento. Ed oggi lo scenario più accreditato per l'origine della vita sulla Terra è proprio questo, cioè che la vita sulla Terra non si sia originata sulla superficie della Terra, ma si sia originata nei fondali oceanici, dove appunto all'inizio della formazione del pianeta c'erano probabilmente appunto molte spaccature nella crosta, quindi emergevano sostanze che diciamo che possono aver innescato il processo. Allora, questa cosa apre un altro scenario, che è quello di esplorare mondi che una volta avremmo considerato completamente fuori questione. Questa è una luna di Giove, che si chiama Europa, che come vedete è completamente ghiacciato. Anche questa l'abbiamo osservata per la prima volta da vicino negli anni 70, sono state le sonde Voyager a fare queste immagini, e quello che è interessante non è la superficie, che ripeto, è completamente ghiacciata, una crosta completamente priva di qualunque struttura, ma quello che c'è sotto, cioè noi abbiamo capito che sotto, molto probabilmente, c'è un oceano di acqua liquida, cioè sotto la crosta ghiacciata ci sono 100 km probabilmente, secondo alcuni modelli, di acqua liquida, e se sui fondali di questi oceani ci fossero anche delle sorgenti idrotermali come quelle che ci sono sulla Terra, capite che la cosa apre e spalanca degli scenari incredibili, e questo in questo momento è il posto nel sistema solare più interessante per la ricerca di vita, cioè forse non è più Marte lo è sicuramente per certi versi, ma forse Europa è il posto più interessante perché è l'unico posto del sistema solare dove pensiamo che ci sia acqua liquida a parte la Terra. E tra l'altro la cosa bizzarra è che se raffrontate la quantità di acqua che pensiamo che esserci su Europa, che è rappresentata in questa pallina blu, e la quantità di acqua che sappiamo esserci sulla Terra, che è rappresentata in questa pallina blu, c'è più acqua su Europa che sulla Terra, anche se Europa è molto più piccola della Terra. Quindi questo è un altro mondo che esploreremo tra non molto, per breve, perché ci sono varie missioni della NASA e dell'ESA che esploreranno Giove e i suoi satelliti. Diciamo, e quindi questo ha riaperto di nuovo, ancora ha cambiato completamente i giochi rispetto a quello che avremmo pensato qualche decennio fa. E poi l'altra grande novità è che adesso possiamo guardare oltre, e questa è un'altra delle cose che girava nella mia infanzia, non so se si sente, ma insomma non è importantissimo, all'inizio. Diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare da dove nessun uomo è mai giunto prima. Vabbè, Star Trek era formidabile perché ogni volta la puntata iniziava con questa cosa, che andavano a ricerca di stanimo nuovi mondi, e effettivamente li trovavano. Erano molto spesso abitabili, spesso erano abitati da umanoidi che ci somigliavano pure parecchio, quindi insomma fortunatamente erano simili a noi, però evidentemente i creatori di Star Trek non conoscevano bene le leggi della selezione naturale e dell'evoluzione, ma insomma a parte questo era veramente formidabile, perché appunto uno aveva la sensazione effettivamente di essere in un universo pieno di mondi che poteva andare a esplorare. E però appunto quando è stata pensata Star Trek, e anche quando l'abbiamo vista con molto ritardo noi in Italia, perché questa è una serie degli anni 60, noi l'abbiamo vista negli anni 80, nessuno aveva nessuna prova che esistessero mondi intorno ad altre stelle, cioè era una cosa che si supponeva, si ipotizzava, ma non c'era nessuna prova scientifica di questo fatto. E questa è l'altra grande novità, il cambiamento proprio recentissimo, questa cosa che è esplosa negli ultimi 20 anni, cioè noi per la prima volta abbiamo trovato prove dell'esistenza di altri pianeti intorno ad altre stelle. Questo è il numero che è cresciuto in maniera pazzesca. Qui
La prima scoperta del pianeta intorno a un'altra stella è nel 1995, quindi una ventina d'anni fa, e poi c'è stata un'esplosione, e qui, proprio negli ultimi 4-5 anni, da quando è stata mandata in orbita la sonda Kepler, abbiamo addirittura migliaia di pianeti scoperti nel giro di pochi anni. Pianeti che appunto continueranno ad essere scoperti sempre di più, adesso sono circa 3.000 quelli confermati, ma in realtà i candidati sono molti di più. Questo significa che abbiamo proprio adesso veramente la possibilità non solo di studiare la vita o la possibilità che la vita ci sia nel nostro sistema solare, che sappiamo che comunque se c'è si tratta di al massimo insomma di microorganismi, di forme di vita molto semplici, ma abbiamo adesso cominciamo ad avere molti più dati e molte più possibilità fuori dal sistema solare. E questa per esempio è un'animazione che dà proprio una sensazione tangibile di quanti siano questi mondi. Questo è un grafico che dimostra tutti i pianeti che sono stati scoperti fino adesso in scala rispetto al nostro sistema solare, cioè quello del nostro sistema solare, questi sono gli altri sistemi planetari scoperti fino adesso, alcuni hanno più di un pianeta, alcuni qui vabbè c'è una scala che non si legge, ma insomma i più freddi sono indicati col blu, i più caldi sono indicati col rosso, perché ovviamente quelli più vicini alla loro stella sono più caldi e quelli più lontani sono più freddi, e quindi questo ci dà proprio l'idea della varietà di mondi che adesso possiamo esplorare, e ci dà anche un'idea di che cosa significa che un pianeta potrebbe essere abitabile. Il primo criterio che abbiamo è semplicemente la distanza dalla stella, quindi più un pianeta è vicino alla stella, più è caldo, più è lontano, più è freddo, quindi un pianeta per avere la possibilità, almeno teorica, che ci sia dell'acqua liquida, di trovarsi in una fascia intermedia che si chiama zona di abitabilità. Ovviamente questo non esaurisce minimamente la questione, quindi questa è un'altra cosa da tenere presente. Quando sentite parlare scoperto un gemello della Terra, scoperto un pianeta abitabile, insomma siamo veramente ancora agli inizi, quindi in genere sono cose premature. C'è questa battuta che gli scienziati dicono abbiamo scoperto un pianeta potenzialmente abitabile, i giornali scrivono è stato scoperto un pianeta abitabile e la gente capisce è stato scoperto un pianeta abitato, quindi cioè, ci sono questi tre step di degradazione dell'informazione, ma insomma però la cosa interessante è che adesso cominciamo a fare una prima scrematura, quindi tutti i pianeti che abbiamo scoperto fino adesso cominciamo a dire vabbè questo è troppo, sicuramente è troppo freddo, questo sicuramente è troppo caldo, concentriamoci su quelli che hanno delle caratteristiche che potrebbero far pensare alla presenza di acqua liquida. Però se voi fate questa cosa per il sistema solare, per esempio, nel sistema solare appunto avete tre pianeti, Venere, la Terra e Marte, che sono tutti e tre più o meno nella fascia di abitabilità, e uno solo di questi è veramente abitabile, perché come dicevo prima, appunto se vi guardate da vicino sono tre mondi che hanno avuto un'evoluzione completamente diversa, come dicevo prima la faccenda è molto più complicata. Quello che conta non è soltanto la distanza dalla stella, ma la composizione dell'atmosfera. Qui c'è Venere, che è un pianeta assolutamente infernale, non perché è vicino al Sole, non è caldo perché è vicino al Sole, ma è caldo perché ha un effetto serra devastante, cioè un'atmosfera di gas serra con una pressione atmosferica di 90 al suolo di 90 atmosfere, quindi quella che c'è nei fondali oceanici, per una temperatura di 500 gradi, insomma, quindi è assolutamente inospitale, ma perché ha una composizione atmosferica di quel tipo? Non soltanto perché è vicino alla stella. Marte, per altri versi, come abbiamo visto prima, è molto peggio di come sarebbe se avesse un'atmosfera migliore di quella che ha. Marte praticamente non ha più atmosfera perché è troppo piccolo, l'ha persa, insomma abbiamo visto come sono andate male le cose. Questo lo faccio vedere solo per darvi un'idea che tre mondi che sono partiti probabilmente in blocchi di partenza in maniera molto simile hanno avuto delle evoluzioni completamente diverse. E quindi noi stiamo su questo pianeta, che è appunto un pianeta bellissimo, che si vede guardandolo così, che è un pianeta vivo in cui succedono delle cose, però è l'unico mondo che conosciamo ad avere queste caratteristiche. La cosa che però stiamo facendo è metterci nelle condizioni di provare a capire da lontano, osservando i pianeti che abbiamo scoperto intorno alle altre stelle, se hanno appunto le caratteristiche della Terra, le caratteristiche del nostro pianeta. Non è che debbano avere esattamente le caratteristiche della Terra, perché questa è un'altra questione che spesso è esagerata, cioè un pianeta non deve essere identico alla Terra per essere abitabile, però deve avere certe caratteristiche che pensiamo siano quelle che ho detto prima, quindi la presenza di molecole organiche, di una sorgente energia e di acqua liquida. Per il momento non ne conosciamo. Allora, per chiudere, volevo dare di nuovo di tornare agli anni 70 e a una sonda che è partita negli anni 70, che era la Voyager,
che è un'altra delle cose che mi aveva fatto sognare da bambino, perché avevo letto che c'aveva un disco d'oro a bordo dove c'erano le voci, i saluti del Presidente delle Nazioni Unite, che tra l'altro era Kurt Waldheim austriaco, quindi c'era un accento pessimo, però insomma vabbè, era uno che una serie di messaggi che nel caso che questa improbabile, questa sonda fosse stata intercettata da altre forme di vita, avrebbe dato, come dire, un saluto, che sarebbe stato il nostro biglietto da visita. Ovviamente, ripeto, da ragazzino questa cosa mi piace sognare, poi ho capito che era tutta una cosa più o meno promozionale, ovviamente le possibilità che succeda una cosa del genere, e lo sapevano benissimo anche la NASA, è assolutamente minuscola, però era un messaggio di fiducia, cioè noi ci affacciamo nel cosmo, mandiamo il nostro messaggero, e nei 40 anni che sono passati questa sonda si è allontanata tantissimo, è uscita dal sistema solare, in questo momento è la sonda, l'oggetto costruito dall'uomo più lontano dalla Terra, sta a circa 20 miliardi di chilometri da qui, e però di nuovo per darvi un'idea, nonostante viaggi a 60.000 km all'ora, che è una velocità pazzesca, ci metterebbe 70.000 anni per arrivare alla stella più vicina, prossima Centauri, se andasse in quella direzione. Quindi questo vi dà un'idea del fatto che siamo persi, no, nello spazio. Magari non siamo soli, ma siamo parecchio isolati, e però possiamo guardare fuori. E una cosa che ha fatto la Voyager, a un certo punto, mentre si allontanava, si è girata e ha fatto un selfie, cioè ha fatto il selfie probabilmente appunto più lontano della storia, perché ha fatto una foto alla Terra, e questa è un'immagine che probabilmente, quasi sicuramente, insomma, molti di voi conosceranno. Qui si vede la Terra, e ho fatto vedere una volta questa immagine in una conferenza, mi hanno detto: ma questa cosa celeste, che cos'è, l'atmosfera della Terra? No, quello è un cerchietto che è stato fatto per far vedere che c'è la Terra, perché se è insomma, però perché se no non si vede, perché se no non si vede la Terra. Ok, allora questa è un'immagine bellissima che Carl Sagan, che è stato colui che ebbe l'idea di fare questa immagine, poi ha commentato, ha chiamato per il Blue Dot, il puntino azzurro chiaro, e ha detto: guardate, cioè siamo veramente insignificanti, noi stiamo tutti là sopra, tutto quello che ci è successo e che è capitato a tutti gli esseri viventi, ma è pazzi, è avvenuto su quel puntino, insomma ci facciamo la guerra per il dominio di una piccola parte di quel puntino, però veramente siamo assolutamente degli imbecilli, perché non ci rendiamo conto di quanto sia piccolo. Ecco, questa è un'immagine appunto che magari non è bellissima esteticamente, però per il contenuto che ha è meravigliosa. Ecco, pensate che noi magari tra qualche tempo, non tra 2 o 3 anni, ma magari tra una ventina o trentina d'anni, saremo in grado di fare un'immagine del genere di un altro mondo intorno a un'altra stella, cioè un piccolo puntino, magari azzurro chiaro pure quello, chissà, boh, però intorno a un'altra stella, e osservando quel puntino, così come Sagan e i suoi collaboratori fecero a un certo punto, cioè osservando quel puntino lì, la Terra da lontano, riuscirono a capire da una serie di tracce, la presenza di ossigeno nell'atmosfera, di metano, dal modo in cui i pigmenti fotosintetici, cioè le piante, riflettono la luce, da una serie di indicatori riuscirono a capire che questo era un mondo abitato. Noi potremmo farlo, speriamo, tra qualche anno, per un mondo intorno a una stella. Ecco, questo è quello che spero che succeda, spero di vederlo, spero che lo vedremo tutti noi, e insomma sarebbe veramente una scoperta epocale. Come diceva Arthur Clarke, appunto, ci sono due possibilità: o siamo soli nell'universo oppure no, e già qui stiamo bene, perché insomma scientificamente già che ci sono due risposte non è male, e lui poi aggiungeva: entrambe le alternative sono terrificanti. Questo non lo so, però insomma a me piacerebbe conoscere la risposta. Grazie. Visto che Conte ha schierato una squadra, insomma, non proprio... No, sono ancora le 8. Io volevo affrontare la questione di petto, velocemente, poi magari sicuramente vorrà fare le domande. Allora, io leggendo il tuo libro, sì, guardandomi anche un po' di studi, sono arrivato alla conclusione che è molto difficile che ci sia la vita da qualche altra parte. Vabbè, adesso cerco di spiegare che sono tanti fattori che dovrebbero accordarsi affinché la vita venga fuori. Allora, se facciamo un piccolissimo riassunto, cercavo di vedere i punti caldi, ma veramente veloce, tipo
la vita sulla Terra passa 3 miliardi e mezzo di anni fa, se consideriamo anche una cellula nucleare. Va bene. Per molto tempo non accade niente. 500 milioni di anni fa ci fu la grande esplosione del pantano, quindi tutti i mammiferi vengono là. 150 milioni di anni fa le gimnosperme, cioè le piante senza frutti, hanno svolto il posto delle angiosperme. Fiori, insetti, socialità, quindi si sono nicchie evolutive diverse. Se non fosse caduto l'asteroide, probabilmente i dinosauri, chissà, si sarebbero estinti e il uomo è nato probabilmente per un cambiamento climatico. Siamo già visti di Panama, quest'altra parte del continente, cioè dell'emisfero caldo, la piccola era glaciale. Ciò significa che l'ambiente delle grandi scimmie, l'ambiente boschivo, è meno, si formano le scimmie mondiali dappertutto, in Europa e in parte in Africa, soltanto in una piccolissima striscia di terra, la grande vallata africana, che per conformazione casuale orografica conserva sia l'ambiente boschivo sia la savana, quindi scimmie che avevano per casualità avuto una mutazione e avevano cominciato a assumere un andamento ibride, riescono a cercare di sopravvivere. Poi accadono molte cose e finalmente sembra sorgere la creatività più intelligente. Questo percorso, già così come ho detto io, è veramente incredibile, quante cose non potrebbero accadere, e nessuno di questi era programmato. Bene, tu invece sei più ottimista rispetto a me? No. No, allora, la mia posizione, che è completamente però, diciamo, non è una posizione scientifica, perché come ho detto prima servono le evidenze per dire cose, però se noi usiamo quello che è successo sulla Terra come una specie di metodo, di bussola per orientarci, pur sapendo che non è detto che sia indicativo, il quadro che hai fatto te è perfetto, e quindi abbiamo chiaramente davanti, diciamo, una storia che è una storia complicatissima, accidentata, contorta, piena di deviazioni, e quindi quello che penso io è che è possibile che la vita sia molto comune nell'universo. Cioè, non vedo nel passaggio dal non vivente al vivente, non vedo uno scalino insormontabile, e credo che sia una cosa che avviene date una serie di condizioni che potenzialmente sono molto comuni. Quello che vedo come molto difficile è che quello che è successo qui su questo pianeta, ovvero 4 miliardi e mezzo di anni di condizioni planetarie tutto sommato decenti, e che non dovremmo, appunto, che dovremmo tenere presente, di cui non siamo consapevoli, cioè non siamo consapevoli del fatto che viviamo su un pianeta che ha conosciuto 4 miliardi, cioè un tempo lunghissimo, 4 miliardi e mezzo di anni di relativa calma, anche lì con una serie di estinzioni di massa, catastrofi varie, eccetera, ma che comunque sono state tutto sommato assorbite. Ecco, non è successo quello che è successo su Marte, per dire. Ecco, questa cosa qui che è successa sulla Terra, io non credo che sia molto probabile. Magari è avvenuto altrove, però adesso cominciamo ad avere la possibilità di capirlo sperimentalmente, perché appunto studiando gli altri pianeti possiamo cominciare a fare statistiche, vedere quanti sono simili alla Terra, quanti, cioè. Però appunto questo non mi fa essere molto ottimista sul fatto che l'evoluzione, cioè mi sembra che l'evoluzione richieda tempi molto lunghi, e quindi questo non mi fa essere molto ottimista. Sempre che poi sia ottimista pensare che debba esserci qualcosa come noi, cioè non lo so, insomma, magari non è ottimismo. Ecco. Senti, la collocazione della Terra sulla fascia di vita qui, che vuol dire una cosa che sta dentro, sta al centro, sta... No, ci sta, anche perché ci sta per definizione, tra l'altro cambieremmo probabilmente la definizione della fascia. Se non ci, no, però ci sta, ma non è stata sempre nella stessa posizione per tutta la sua, perché questa è un'altra cosa da tenere presente, cioè le condizioni cambiano col tempo, come dicevo prima. Per esempio cambia anche la quantità di energia emessa dalla stella, cioè la stella non rimane sempre alla stessa luminosità per tutto il tempo. E quindi anche la fascia di abitabilità evolve nel tempo. Quindi la Terra c'è stata sempre, non è detto che per esempio non è detto che ci stia in futuro, e poi, ripeto, non è detto che pur rimanendo a quella distanza le condizioni planetarie siano tali da permettere sempre la presenza di acqua liquida. Per esempio la Terra è stata
per lungo tempo ha sofferto appunto di epoche glaciali in cui diciamo, ovviamente la disponibilità di acqua libera era ridotta. Se andiamo incontro a una fase di riscaldamento, sia quello diciamo, provocato dall'uomo, ma anche quello che verrà in futuro tra miliardi di anni, perché la nostra stella diciamo, diventerà col tempo più grande e luminosa, ecco, quindi sicuramente le condizioni cambieranno sulla Terra e cambierà anche la posizione della fascia di abitabilità. Quindi, ripeto, sono tutte cose che non dobbiamo dare troppo per scontate, perché... E però la cosa che complica tutto è che noi ci troviamo per forza su un pianeta che ha quelle condizioni, perché altrimenti non potremmo stare qui a parlare. E questa cosa ci crea un bias, cioè una distorsione cognitiva, no? Cioè noi pensiamo che in qualche modo quello che è successo a noi possa essere comune semplicemente perché però abbiamo in mano il biglietto della lotteria vincente, ma non è detto che questo sia appunto così ovvio. La presenza del campo magnetico è assolutamente fondamentale ed è la cosa che ha stroncato Marte, per esempio. Cioè Marte non ha un campo magnetico e il processo di perdita dell'atmosfera è stato sicuramente accelerato da questo. E quindi sono tutta una serie di fattori. Qualcuno dice addirittura semplicemente la presenza della Luna, il fatto che la Terra abbia un satellite naturale così grande che stabilizza l'orbita, l'asse di rotazione della Terra cambierebbe con maggiore frequenza in maniera molto più caotica se non ci fosse l'accoppiamento col satellite. C'è poi una questione di accoppiamento tra i due momenti angolari, diciamo. E questa cosa, anche questa cosa è una cosa completamente casuale, cioè la Luna c'è perché, secondo quello che sappiamo, perché la Terra a un certo punto ha subito un impatto colossale da un altro corpo celeste, probabilmente un pianeta delle dimensioni più o meno di Marte, cioè un planetesimo delle dimensioni di Marte, che ha scalzato via della materiale e che poi si è ricoagulato e formato la Luna. Una cosa completamente accidentale. Quanto questa sia una cosa frequente nell'universo, come facciamo a dirlo? Cioè è tutto ancora assolutamente complicato da capire, però secondo me la cosa interessante è che questo ci sta anche aiutando a capire meglio la Terra, cioè studiando, facendo in qualche modo, no, comparando le condizioni tra i pianeti che scopriamo, capiamo anche meglio il nostro. Io volevo fare una domanda sull'importanza dell'atmosfera per i pianeti, questo fatto che molti pianeti sono in fascia di abitabilità, ma poi per mancanza dell'atmosfera le radiazioni stellari impediscono la vita, e quindi poi anche l'influenza del campo magnetico che avete accennato, se è quello che determina l'atmosfera, quali sono le condizioni per la giusta atmosfera? Sì, è tutto veramente molto ingarbugliato. Cioè la Terra stessa, se la Terra non avesse l'atmosfera che ha, la composizione che ha, molto probabilmente non sarebbe abitabile, pur essendo appunto una distanza che dicevamo prima dal Sole. Perché sarebbe molto più fredda, secondo alcuni calcoli probabilmente una ventina di gradi più fredda di quanto sia adesso. Cioè adesso c'è una temperatura media diciamo intorno ai 20 gradi, 25 gradi sul pianeta, senza l'effetto serra buono, tra virgolette, dovuto alla composizione atmosferica, quindi sia alla CO2 che al vapore acqueo, la Terra sarebbe probabilmente un corpo ghiacciato. Ripeto, anche stato tra l'altro nel corso della tua storia e per ragioni che non sono ancora del tutto comprese. Quindi la composizione atmosferica è fondamentale e una delle cose che appunto adesso c'è questo momento di grande entusiasmo sulla scoperta di pianeti extrasolari, ma superata questa fase in cui ogni pianeta che scopriamo sembrava una novità, c'è appunto un comunicato stampa, abbiamo scoperto un pianeta enorme intorno. Superata questa fase, la fase successiva, che sarà quella veramente interessante, sarà la fase di caratterizzazione, cioè vabbè, sappiamo che ci sono questi pianeti, ma studiamo la luce che ci arriva, gli spettri, cerchiamo di capire se hanno atmosfera, di che elementi è fatta. Quello è il primo passo per capire se un pianeta è veramente abitabile, perché se non ha appunto un'atmosfera e un'atmosfera con una certa composizione, non è detto che lo sia. Oltretutto poi appunto c'è tutto il problema dei cosiddetti biomarker, cioè degli indicatori della presenza di vita, uno dei quali nel nostro caso appunto è l'ossigeno. L'ossigeno c'è nell'atmosfera perché ci sono le piante che lo producono attraverso la fotosintesi, ma senza gli organismi fotosintetici non ci sarebbe ossigeno gassoso o regolare diciamo nell'atmosfera. E quindi, di nuovo, questa è una cosa che capiremo soltanto studiando meglio i pianeti che abbiamo già scoperto e quelli che verranno scoperti in futuro.
Ma quali sono i fattori che hanno determinato l'atmosfera giusta, l'attività vulcanica, non so? Nel caso della Terra, sì, l'attività vulcanica, cioè il degassamento dei gas che erano stati intrappolati durante la formazione della Terra, erano stati intrappolati nella crosta, che sono stati rilasciati. Però la cosa è ancora più complicata, perché poi c'è un ciclo, no? Per esempio il ciclo della CO2 funziona perché? Perché la Terra ha appunto un'attività geologica, non solo ai vulcani ma anche alla tettonica placche, quindi la CO2 che va nell'atmosfera scende sulla Terra per le precipitazioni, viene incorporata dalle rocce, questo semplificando moltissimo, insomma, ma poi attraverso i movimenti della crosta c'è un fenomeno di sostituzione, quindi la crosta finisce negli strati inferiori del mantello, si riscalda e i vulcani riemettono la CO2, e questo sulla Terra funziona come se fosse, quasi come se fosse un termostato, no? C'è un processo di feedback per cui se aumenta la temperatura viene precipita più CO2 viene incorporata nelle rocce, se viceversa la temperatura si abbassa viene degassata più CO2, quindi si rialza di nuovo la componente CO2 in atmosfera, aumenta l'effetto serra e così via. Questa cosa è abbastanza stabile sulla Terra, ma non è detto che sia una cosa universale. Cioè, quando parliamo di queste cose, purtroppo parliamo di processi che non sono i processi, appunto. Io, tra l'altro, appunto, sono un fisico di formazione, di solito ho avuto a che fare, diciamo, con leggi universali molto semplici che funzionano sempre in qualunque parte dell'universo. Qui le cose sono molto più complicate perché sono fenomeni che coinvolgono appunto geofisica, chimica, l'interazione con gli organismi, perché come ho detto prima, se c'è organismi viventi c'hai una composizione atmosferica, ma se non ce l'hai c'è completamente diversa. Quindi una risposta universale a questa domanda non c'è. Nel caso dei pianeti che riusciamo a studiare, sai, cominci a capire come sono andate le cose, ma per esempio anche per Venere e per Marte non è che si sa tutto per filo e per segno perché hanno avuto quell'evoluzione. Ci sono dei modelli e non è detto che siano diciamo che la risposta sia ancora quella giusta. Volevo sapere, mi chiedevo se nel tuo libro parlavi del gemello della Terra, che è stato trovato qualche anno fa, Kepler, qualche 452b, sì. Che poi appunto la questione del gemello della Terra varia molto a seconda di... però penso che tutti i riferisci. Sì, guarda, ne parlo brevemente nel libro proprio per dire che appunto uno dice gemello della Terra, ma non è il gemello della Terra, perché dico il pianeta, a parte che c'è un periodo di rotazione di un anno, quindi simile al nostro, e che si trova a una distanza simile a quella della Terra dal Sole, attorno a una stella che è simile al Sole, non sappiamo probabilmente nient'altro. Cioè sappiamo appunto che le dimensioni sono simili a quella della Terra, ma come dicevo, non sappiamo la composizione atmosferica, non sappiamo veramente la densità del pianeta, quindi in teoria non sappiamo neanche se è roccioso, cioè usiamo dei modelli. Ma potrebbero fare spettroscopia? Ancora no, è questo il problema, che ancora siamo in una fase iniziale in cui fare spettroscopia è complicatissimo perché non c'è abbastanza luce e soprattutto non c'è la luce diretta del pianeta, cioè devi inferire la composizione dell'atmosfera del pianeta quando, per esempio, quando il pianeta transita davanti alla stella, che è una cosa che per il momento si riesce a fare solo con pianeti fatti quasi solo di gas, cioè giganti gassosi. Lì in quel caso c'è abbastanza, uso un termine tecnico, ma abbastanza profondità ottica per farla questa cosa. Ma nel caso di pianeti come la Terra, cioè la Terra praticamente ha un'atmosfera talmente sottile, no? che è quasi invisibile, no? Da lontano. Quindi per quello ci servono delle osservazioni molto più accurate di quelle che riusciamo a fare adesso. Però appunto 10-20 anni è una cosa realistica. Una curiosità per quanto riguarda il vostro ambiente, quanto siete come sono legati a questa fine? Ecco, questo può capire anche gli studi, come vengono condotti, i rapporti tra le varie. Quanti siamo? Non so dare una risposta, ma siamo tanti, non tutti si occupano di questo, ovviamente. Sì, in Italia ci sono vari gruppi che si occupano di esopianeti, nel caso appunto dei pianeti. E esopianeti ci sono diversi gruppi a Padova, a Palermo. Sono in universitari. Sì, sì. No, da un lato, no, sono in ambito universitario o
a livello di istituti di ricerca, ma sempre diciamo di statali, non so se si riferisce a istituti di ricerca privati o finanziati da, cioè in un certo senso direi magari ci fosse qualche filantropo che donasse le cose, facesse dei centri di ricerca, però non credo che sia. Non ho capito benissimo, però credo. Diceva Sagan, sarebbe un grande spreco di spazio per buttare lì il Jodie Foster. Sì. Ma qualcuno l'ha calcolato? Chi era? Era lei che calcolava quanto effettivamente stava lì. C'era probabilità di individuare il vita nell'universo, che è altissimo. No, vabbè, allora sì. Se consideriamo un livello abitabile ogni 100.000 stelle. Sì, 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 sì. C'è una cosa, ne parlo a un certo punto nel libro, c'è una cosa che. Sì, sì. No, 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 perché già, se no siamo qui per presentarlo, se già sarei qui di lì. Non vince di niente. C'è questa equazione che si chiama equazione di Drake, fatta negli anni 60, che è un'equazione probabilistica che dice, che mette insieme tutti i fattori. Mette insieme tutti i fattori che contribuiscono alla presenza di, che potrebbero contribuire alla presenza di esseri intelligenti in quel caso, cioè quella era fatta proprio esplicitamente, riguardava esplicitamente esseri intelligenti in grado di comunicare, quindi era una domanda ancora più ristretta, cioè lui si chiedeva quanti potrebbero essere quelli che hanno raggiunto la tecnologia radio per mandare dei messaggi che possono essere captati, quindi anche a grandi distanze, e quindi quant'è la speranza che noi puntando un radiotelescopio da qualche parte a queste centinaia di miliardi di stelle ne troviamo uno intorno a cui c'è un pianeta dove c'è qualcuno che manda dei messaggi radio. Allora, quell'equazione lì è un'equazione che ha un valore storico, è molto interessante, nel libro discuto, dico un po' quello di, cioè, cosa ne penso, cioè quali sono le mie stime al riguardo, perché ognuno poi ha delle stime personali, perché i fattori che compaiono nell'equazione sono per larga parte completamente, in questo momento completamente imponderabili, cioè c'è una parte di fattori astrofisici, cioè quante stelle ci sono nella galassia, quanti pianeti intorno alle stelle, quanti pianeti abitabili, e quella è una cosa su cui cominciamo ad avere dei dati, quindi adesso noi lo sappiamo questo, noi pensiamo che nella nostra galassia ogni stella ha almeno un pianeta, quindi questa è già una cosa che rispetto a, di nuovo, rispetto a 40 anni fa è un grande progresso. Ci abbiamo pure una stima di quanti potrebbero essere quelli potenzialmente abitabili, quindi con tutte le avvertenze che ho fatto prima, ma la stima è, qualcuno dice 11 miliardi nella nostra galassia, di pianeti potenzialmente abitabili. 11 miliardi, potenzialmente abitabili, poi significa di questi potenzialmente abitabili devi andare a vedere quanti effettivamente lo siano, quali hanno l'atmosfera giusta, eccetera, eccetera. Dopodiché però cominciano i fattori completamente imponderabili che si collegano a quello che dicevamo prima con Antonio, cioè la biologia, quant'è la probabilità che un pianeta potenzialmente, che un pianeta anche effettivamente abitabile abbia la vita, cioè quella probabilità del fenomeno che chiamiamo vita. E questa è una cosa che nessuno sa, non lo sappiamo, cioè uno può inventarsi numeri a bandera e avrebbe comunque ragione perché sono basati su nulla. Quindi a seconda di come fai le stime, poi vabbè, poi c'è, cioè, quanta è la probabilità che la vita evolva fino a una forma complessa, quant'è la probabilità che compaia l'intelligenza, quant'è, eccetera, 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 è lì una stima. Ecco, ognuno fa la stima che vuole e viene fuori, vengono numeri che vanno da zero, come nel mio caso, fino a, che so, 100.000 civiltà intelligenti nella nostra galassia. La tua stima è zero. Stima è, no, zero, diciamo uno se consideri noi intelligenti, non so, quindi forse zero. No, la mia stima è, se non è zero, è comunque una, due, ma il problema è che poi c'è un problema di tempi. No, però sì, però c'è un problema di tempi, perché tutto dipende dai tempi, questa è una cosa che nessuno, quasi nessuno tiene in considerazione, cioè tu per avere la possibilità di comunicare non devi soltanto aver avuto a un certo punto nella nostra galassia che ha 13 miliardi di anni la vita da qualche parte, devi aver anche avuto la vita nel momento in cui tu la stai osservando, capito? Esatto, e questa cosa se ti fai due conti viene fuori che la probabilità è veramente molto bassa, non ce la possiamo fare, quindi però questo, non, cioè, però questo per quanto riguarda la vita intelligente, che è un discorso diverso. Ma così potessimo vedere, cioè sarebbe il loro passato addirittura, perché noi lo sappiamo, sì, 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 cioè sì, magari sì. Loro sono certo. Infatti c'è un bellissimo libro di fantascienza che si chiama Gli Ascoltatori, un libro di fantascienza degli anni 60, che è di, l'autore si chiama Gunn, G-U-N-N,
che parla più o meno di questa cosa, non vi dico come finisce, però parla esattamente di questa cosa, cioè a un certo punto effettivamente riceviamo un messaggio e poi vabbè. Quindi un messaggio di simbolo mandato in via di carta, così a fuoco verso il 2013. Che poi era sbagliato perché M13 si muoveva nel frattempo e quindi non avevo calcolato che volevo inviare il messaggio se la mossa, perché sarà però era una risimbolura, nel senso. E no, ci sono dei tentativi. C'è stato un tentativo qualche anno fa, poi a un certo punto lì c'è anche, si sono subito create due fazioni, cioè quelli che si occupano di queste cose, prima adesso non ho risposto, ma quelli che si occupano proprio di queste cose qui nel mondo saranno, non lo so, 10 persone in tutto il mondo, si sono spaccate, hanno fatto un po' come hanno fatto la scissione, esatto, hanno fatto la scissione perché alcuni erano già a dire non mandate messaggi, ma che siete matti? No, è vero, eh. Hawking è famoso per aver detto non mandate messaggi, ma che siete pazzi, cioè mandate messaggio, poi questi si accorgono che stiamo sulla Terra e arrivano, metti che arrivano, vedo, cioè. Quindi quello è, però questo è, si chiama sì, cioè la ricerca di intelligente che è il SETI, cioè Search for Excellence Intelligence che riceve, e poi c'è la Communication with Extraterrestrial Intelligence che c'è di Gorci. E quindi in realtà è pensare in entrambe le direzioni, però appunto con tutti i problemi del caso. Però appunto sul messaggio analitico poi ci sarebbe da parlare a lungo, perché quel messaggio l'hanno dato da decifrare a degli studenti e nessuno ha capito, che era una serie di appunto di cose in linguaggio binario, era abbastanza incomprensibile anche per una persona molto intelligente, non che quegli studenti lo fossero probabilmente, però diciamo piacere, sì, che mi ha portato Carl Sagan, che mi avvicinò all'astronomia proprio vedendo i documentari Cosmo. Sì, pure a me, infatti, ma anche questo che racconto, però quella è una fase successiva, perché in Italia sono arrivati un po' dopo. No, probabilmente parlando di fascia di abitabilità, che questo discorso lo vedere anche a livello della galassia, nel senso che se il sistema solare si trovava verso il centro della galassia, era più problematico, assolutamente, ma anche verso l'esterno, questa è la domanda. Assolutamente sì, c'è un lavoro che fa vicino nel libro, c'è un lavoro che fa proprio questo studio di vedere dov'è nella galassia che potrebbe essere più probabile avere un pianeta abitati, perché appunto se sei troppo vicino al nucleo la densità di stelle è troppo alta e c'è molti eventi catastrofici tipo supernove eccetera eccetera, se ti allontani dal nucleo però c'hai poca densità e poca metallicità, cioè pochi elementi pesanti e quindi anche lì stiamo nella fascia, guarda caso stiamo nella fascia, guarda caso. Però appunto è sempre quel bias che dicevo prima, no? Cioè tu trai delle conclusioni basandoti sul fatto che devi stare per forza in un posto che ti permette la presenza di vita. Sì, addirittura in un universo che, esatto, perché se l'universo avesse leggi fisiche diverse potrebbe non avere del tutto stelle, per esempio, e quindi come fai ad avere la vita se non c'è neanche stelle, pianeti, no? Cioè, quindi addirittura c'è chi lo estende all'universo nel suo complesso, cioè se esistessero molti universi, ognuno con leggi fisiche diverse, tu comunque saresti in uno di quelli che permette la presenza di vita, e questo è uno dei grandi casini della cosmologia moderna, perché complica tantissimo le cose. Mi intendo una cosa, volevo un po' tornare un po' dalle parti della Terra, diciamo così. Cioè, volevo chiedere se su Marte o su Europa, ci sono dei progetti, insomma, oltre a quello della sonda di Marte che scaverà, insomma, parlare un po' di sì, no, io ho dovuto fare una mossa con quel tempo, però Marte negli ultimi decenni l'abbiamo esplorato benissimo dal punto di vista proprio geofisico, cioè capire le condizioni, e quindi lì già veramente abbiamo capito un sacco di cose, cioè il fatto che nel passato ci fosse acqua liquida è basato su evidenze che sono state raccolte proprio in situ, quindi Marte è stato esplorato tantissimo. Quello che non si era fatto, ed è abbastanza sorprendente, proprio pensando che quando uno pensa alla vita extraterrestre pensa ai marziani, quello che non è stato fatto è andare proprio a cercare la vita direttamente, perché l'hanno fatto solo i Viking, poi in 40 anni non è stato più fatto, quindi ExoMars
lo farà, cioè va lì apposta proprio per fare l'analisi del terreno e vedere se c'è attività biologica adesso, o se ci sono tracce di attività biologica nel passato che è andata estinta, insomma. Quindi queste, in questo momento questi sono i piani per Marte, poi non so se ti riferivi anche alla presenza umana, alla colonizzazione, però quella cosa, è una cosa un po'. Quella secondo me è una cosa, però c'è, per esempio c'è Elon Musk, quello di SpaceX, Elon Musk che in realtà è famoso, ha inventato PayPal, ecco, ha fatto i soldi con PayPal, sì, Tesla fa macchine elettriche, cioè. Vuole fare il reality show. No, quella è un'altra cosa, quello si chiama Mars One, quello è il viaggio di sovrandata con gli aspiranti suicidi, che io ci rimanderei, poi proprio vedere tutti, perché c'è una lista attesa anche lunga, per vedere quanti ci vanno a mettere, anche perché non fai una bella fine tra l'altro. Elon Musk no, continua a insistere sul fatto che lui, ma in tempi che a me sembrano ridicoli, cioè manderà, entro una decina d'anni manderà, comincerà a mandare dei cargo dei cargo avanti e indietro con Marte e con equipaggio umano, cioè lui ha degli anni che tra l'altro, ripeto, io sono sempre un po' diffidente perché sembrano un po' trovate pubblicitarie, però lui dice che adesso non poteva parlarne, ma che nel giro di un po' di tempo dirà esattamente quali sono i piani. SpaceX l'ha fatto veramente, è impressionante, cioè quella cosa che lui manda un SpaceX è un razzo privato finanziato da loro, che adesso poi tra l'altro comincerà a essere usato anche dalla NASA, perché la NASA su queste cose ha tirato parecchi remi in barca, no? Cioè sul fare nuovi vettori eccetera, ma SpaceX effettivamente parte e poi ritorna a terra su una piattaforma piccolissima nell'oceano, ci sono dei filmati incredibili e l'ha fatto veramente, cioè non è che effettivamente non è uno completamente squinternato, cioè sta investendo veramente tanto. A me quella di Marte mi sembra un po' grossa, però magari lo fa. Ma effettivamente grossi perché è una cosa fondamentale, la creazione cosmica. Eh sì, è quello, esatto, no, vivresti fritto, cioè moriresti nel... Sì. Dice che dobbiamo chiudere. Per Europa comunque ci sono altre cose, c'è una missione per Europa e una sicuramente che è quella delle, che si chiama Juno, faccio un'altra, JUICE, sempre dell'Agenzia Spaziale Europea, però poi ci sono piani proprio di mandare un lander, però ancora sono piani, quelli a lungo tempo. Le condizioni orbitali favorevoli sei mesi. A problematica, scegli di solo nucleare. Solo nucleare potrebbe essere più efficace. Però non credo che faranno fare una nave alimentata a reazioni nucleari per andare su Marte. La vedo molto difficile. Tutta sta vita, questo pianeta, ha creato il campionato di gara. Campionato di gara, finisce di gara. Grazie.